Buon day, io sono barbuto, ma non ho la barba. Oggi nuovo paio. Oggi sono qua col mio ragazzo. Tra parentesi, sono una ragazza. Beatricio. Tra l'altro qua ci sono delle felpe fighissime, guardate, vedete il tentacolo, è il nuovo merch e lo trovate in descrizione. Oggi, dolce in fondo, ragazzi, trasformerò Bea in Giuseppe Barbuto senza la barba. Non ho capito. Praticamente. Aspetta, non ho capito. Ho ordinato un sacco di vestiti nuovi da Zaful, vi lascio il link in descrizione per chi non lo conoscesse. Però ho ordinato ovviamente dei vestiti per me, ok? Stile barbuto, ok? Vestiti che uso di solito, però nuovi, ovviamente. Però te li metterai tu. Quindi io ti trasformerò, visto che tu ti vesti sempre bella, capito, bene, Elegante, stile Bea. elegante, stile Bea. E io invece sono uno zarro. No, non sono zarro, però c'ho il mio Sei stile. zarro? C'ho il mio stile, stile barbuto senza la barba. Oggi ti trasformo. Poi chissà, magari un giorno sul suo canale magari mi trasforma lei. Mi metto un vestitino, una gonnellina, dei tacchi. Lo smalto ce l'abbiamo già. Messo pure male, raga, Adesso perché? pure male. Ma c'è un motivo per cui l'ho messo, ok? Ma l'hai preso Andate su macetone? Instagram, uso la vodka per toglierlo. Andate su Instagram e scoprirete perché lo smalto. Benissimo, Ma fammi devo per vedere. forza? Sì, ti obbligo, se no ti picchio. Ma no! Ti permetto? Non è vero, non mi picchio. Mi No, picchierei. no, così. Io ne ho vari. Ma ragazzi, cosa è? Partiamo dal più riconoscibile di barbuto senza la barba, ovvero un bel colore viola. Quindi io non te lo farò vedere. No, te lo devo far vedere per forza, Vabbè, te lo non devi me lo mettere, mettere. scusami. Ok. Ma io non Questo voglio. è il primo, è il primero, è il primero. Mi piace un botto questi sacchetti che li apri, zoom, con la zip. Questa è una bella felpa, eh. Non più bella della mia, ma è bella. Guarda qua, viola e nera, proprio come piace a me. È simile a come quella che è presente, quella che ho io di GCDS. Però è della NASA. Quindi questa sarà la prima felpa che ti metterai, ok? Vediamo come sta. Proprio lei? Sinceramente, Cosa? cioè, non so se sono pronta al prossimo vestito. Spero non sia una felpa perché. Io indosso solo Cioè, felpe. se. No, veramente, se entrate nella cabina armadio di Giuseppe c'è felpe, felpe, felpe. Felpe, cioè i pantaloni da due. Questo Spero che tu abbia è un preso. L'hai altro. preso un pantalone Ho almeno? preso due. Non te lo posso dire. Ho preso due pantaloni che indosserai. Non so, ti staranno giganteschi, ma sarà divertente Oddio, vederti. ragazzi. Allora, il prossimo abito. Sarà una trecciata sua, secondo Facciamo un outfit, diciamo, completo. Quindi, questi ovviamente me. faranno parte, ragazzuoli, ragazzini e ragazzetti. Faranno parte Di ogni tuo video. di ogni mio video a partire da oggi. Non completi le frasi. Sostituiranno quello che sono gli occhiali che ho usato fino adesso, li userò ovviamente ancora, ma Però questi quando li ragazzi, troverai? ragazzi, questi ta 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 ta
E un paio di occhiali nuovo. va fatta, va fatta. Buon day. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Ragazzi, ditemi se preferite quelli vecchi o questi nuovi. Questi c'è uno stile, raga, ma... Sono più grandi, sono proprio belli. Barbuto. Quindi questi questi li andranno bene, nel senso, perché sono da donna. Quindi inizia già a metterteli questi. Io sono Beatrice, ma non ho la barba. Ma cos'è sta roba? Sono gli occhiali da sole che fanno una certa influenza. Ok, poi, visto che abbiamo un occhiale... Ho paura, che brutti, cosa sono? Oh mio Dio. Allora, visto che abbiamo un paio di occhiali da sole abbastanza tamarri, io direi di aggiungere un'altra cosa ancora più tamarra, ovvero questo è un paio di pantaloni che ho preso. Non è proprio un pantalone,
perché ovviamente io è una tuta. Oh, guardate qui, Dio, questo è super super, mamma mia, questo è proprio barbuto. Ok, questo è un paio di pantaloni. Ma tu vai in giro così, sembrano i pantaloni quelli di Jackie Chan. Chi? Jackie Chan, quelli per fare Kung Fu. Jackie Chan è morto. Ma nel film. Poi. Non è morto comunque. Ovviamente la maglietta la terrai tu, quindi terrai tu una maglia. O puoi tenere questa felpa. Sopra, per intonare a questa tuta. Ragazzi, qua si va direttamente dall'America, direttamente da LA, Los Angeles. Quel barbuto ha preso questa giacca. Oddio. College, stile college, stile college. Guardate qua. Bellissima, ragazzi. Mamma mia, quanto è bella. Ovviamente vedrete anche come stanno a me, così poi voterete. Vabbè, è logico che ti stanno meglio perché sono della tua taglia, Giuseppe. Cioè. Quindi questa pure la mettiamo, vedi, si intona con la tuta. Ragazzi, ragazze, eccola qui. Un giocatore di wrestling, sì. Poi hashtag un giocatore di wrestling ed esperto di alberi di Natale. Ed eccolo nel suo outfit da tamarro. Dai, ma faccela sta sfida protagonista. Con le scarpe slacciate. Da sole. Questo era il secondo outfit, ora passiamo con il terzo. Ti prego. Pensieri a caldo del secondo outfit. Per favore. Pensieri a caldo. Pensieri a caldo, pensieri che non puoi andare in giro vestito come Babbo Natale. Anche se è Natale. Non ridere, Giuseppe, è un problema. Ti devo aiutare a scegliere dei vestiti. Ragazzi, io poi da voi voglio nei commenti, fatelo davvero, voglio il voto dell'outfit più divertente, quello che vi ha fatto più ridere vedere su di lei, e dell'outfit più carino, ok? Sempre nei commenti, voglio sapere, votate. Voglio i vostri commenti. Ora, ragazzi, questa qua secondo me... Scusate, ho sonno. Ok, siamo col terzo outfit. Questo qua secondo me ti piacerà. Perché penso di essermi sbagliato aver preso una felpa da donna. Non so, o in unisex o è da donna, perché... Non è che l'hai presa per me? No. Ecco. Ti pareva? Ecco qui. No, questa no, è una felpa schifo. Pelosa delle mie di pecora, è una pecora, ovviamente pecora finta, per gli animalisti non vi preoccupate, non ho ucciso nessuno. Pecora finta, io non dico, questi bottoni secondo voi sono da uomo o sono da donna? O piadina? Secondo me sono da donna. O piadina. Questi bottoni. Non è molto bella questa felpa. No? No. Proviamola. Sembra un po' un pinguino. Guarda che ci sta strabene. Ti giuro. Sì, mi sa che è da donna. Sì. Guarda che ci sta. Sì, molto carino. È da uomo? Okay. Ci siamo. Questo è il quarto. Quarto outfit. Quarto. Oh, mamma. Quarto outfit. Quarto outfit. Ovviamente abbiamo un'altra tuta. Giuse, ti prego. Non mi cambia, una bella. Questa qua è bellissima. Anche quella di prima era bella, ma questa qua è bellissima. Ah, ok, questa dai, è più da persona normale. Questa diciamo molto... è la classica, tuta classica. Molto semplice, nera con i bordi bianchi alla fine delle strisce gialle. Non so se si vede bene, comunque la vedete bene sia su di me che su di lei. Quindi questa è la tuta. Dato che non ho pensato che questa tuta si possa abbinare a qualcosa, la abbineremo alla felpa bianca di prima, perché qua c'è del bianco, ok? Perché mi sono accorto che il prossimo vestito è marroncino. E quindi non ci sta. È un po' elegante anche, quindi non sta bene con la tuta. Quindi questo... Che trendsetter barbuto! Questo l'aggiungeremo alla felpa di prima. Anche questo suona tantissimo. Attenzione, ecco la trasformazione. Mi vanno giganteschi questi. Cioè, no. Questo non è tanto stile barbuto, eh. Cioè, lo vedremo.
Ok. Ora siamo qui con l'ultimo outfit. L'ultimo outfit. Sei carica? C'è sonno. Ultimo outfit per noi. Dato che hai sui jeans, qua ti posso dare semplicemente la parte di sopra. Questa è davvero bella, eh? Questo penso sia uno dei miei pezzi preferiti. No. Io non neanche. Questo penso sia uno dei miei pezzi preferiti. Oh mamma. Questa è davvero bella. Qualcosa di sensato, Giuseppe? Guardate, oh, qui. Questa è bellina. Hai comprato. Oh mamma. Questa è bellina, finalmente. Questa è proprio bella. Hai comprato un vestito da persona normale. Amore. Questa è proprio bella. È la sua prima volta, raga. Compatitelo. No, forse è la seconda, no? Hai già un maglioncino nero. Un dolce vita bellissimo nero. È un dolce vita nero. Come adesso al tuo compleanno. Come adesso al tuo compleanno. Al mio compleanno. E quando ti ho fatto la sorpresa. Quindi, ecco, provati questo. Mi piace un sacco. Questo qua è un po' differente da quello che uso di solito. Ma ti sta bene, anche col letto, proprio bello. No. Eccola. Questa mi piace. Questa ti sta molto bene, eh? Questa è mia. No, questa è mia. No, è mia. Fai un giro. Questa ti sta davvero molto bene. Complimenti allo stilista. Allora, visto che adesso ti ho trasformata e ti ho fatto provare tutte cose mie, ho deciso anche di farti un regalino. Mm-hmm. Questo è per te. Grazie. Tieni. Apri. Oh. È un maglioncino. Grazie, amore. Grazie. Allora, questo video termina qua. Io ho tenuto sull'ultima cosa che ho provato, tra l'altro. Bello. Molto bella. Ringrazio Zaful per avermi inviato tutte queste cose. Io vi lascio il link in descrizione se volete acquistare qualcosa da loro. Ci vediamo domani, perché ogni giorno è un nuovo video. E niente, fatemi sapere com'è Bea vestita da Giuse. Una Bea un po' strana. Un po' particolare. E nulla. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Fatemi sapere tutto quello che vi ho chiesto. Outfit più divertente, outfit preferito. Giù nei commenti. Ciao! Aspetta. Ciao!